Ciao a tutti, eccoci in Tomodachi, andiamo a vedere subito le notizie della sera. Salve e benvenuti a questa edizione del notiziario. Sull'isola Erbosa ultimamente è scoppiata la moda dell'arrampicata. Ah sì? L'arrampicata sugli alberi ormai è diventato un modo per tenersi in forma e stare a contatto con la natura. Nico, che si arrampica sugli alberi ogni giorno, ha usato queste parole. Sentiamo. Ci si sente proprio bene ad andare lì fuori ad aggrapparsi a tutti quelli. Ah sì? Dovremmo provare questo nuovo sport. Sembra che si divertano tutti qui. Anche io devo darmi da fare. Sì, dai. Potreste anche raccontare questa notizia con un po' più di entusiasmo, no? Diglielo. Grazie per la cortese attenzione. Ciao. Questa edizione del notiziario vi è stata presentata da Alessio Pranolini. Bene. Andiamo a vedere. Intanto, se c'è qualche cuore. Assolutamente no. Vediamo Nico. Che richiesta? Buonasera. Ho fame. Va bene, allora tieni. Mi c'è rimasta poca roba. Devo rimettere. Rifornire la dispensa. Accetta questo regalo da parte mia. Vediamo. Tieni, va, beccati anche l'espresso, Nico. E ha gradito molto. Torniamo indietro e andiamo a vedere. Oh, Pizzo! Che cosa desidera Pizzo? È passata una settimana dal nostro ultimo incontro. Non ci credo, non è possibile. Ho fame. Un bel cornetto. E non l'ha gradito. Mannaggia. E allora becca di l'espresso. E questo l'ha gradito, non ne dubitavo, perché anche nella realtà è un grande caffenomano il nostro Pizzo. Va, prendi questo blazer maschile. Piano piano anche te li darò tutti. Grazie di tutto. Va presto. Questo è un regalo da parte mia. Vediamo. Visto che sei qui, giochiamo insieme. Ma va bene, dai, giochiamo assieme. Quiz. Mi pixelato uno. Vediamo. Chi è? Clara. La risposta è Clara. Anche perché era l'unica bambina. Chi è? Tommy di Alice. Anche questa è una bambina. Alice. Mi pixelato tre. Chi è? Questo è un bambino. Shaquille O'Neal. E via. Che ho vinto. Che ho vinto. Grosso. Oh, la palla strobo. La sfera specchio. Bene. Progrediamo e andiamo da Steffi. Andiamo avanti. Steffi è da tanto che non la vedo, effettivamente. Per fortuna mi hai passato il singhiozzo. Certo, ti ho fatto paura io. Vieni. Posso parlarti un po' di mio marito? Oi, sì. Non ci fa addormentare. Fabio è forte e ci tiene a mangiare in modo sano ed equilibrato. Mm-hmm. Ha tanti passatempi, una grande cultura e un corpo da favola. Accidenti. Sa maneggiare l'aspirapolvere con grande maestria e i suoi calzini sono sempre in perfetto ordine. Quando festeggiamo qualche ricorrenza speciale, prepara sempre delle cenette deliziose. Vedi, pure cuoco. Sì, no, ma è vero. Cioè, ma come no? Senza ombra di dubbio. Mm-hmm. Forse il marito ideale. Perfetto. Ora mi sento meglio. Bene. Accetta questo regalo da parte mia. Come no? Fotocamera. Adesso andiamo a fare un attimino di scarico. Due. Compriamo questi. Bistecca, poi prendiamo un po' di bollite. Un po' di borscht. Come si chiama? Poi carne grigliata. Cheeseburger. Cheeseburger, carne 3. Chili con carne. Cibo spaziale. Ma uno, ma non voglio sacrificare. Cioè, non voglio sdacco così. Costretto di maiale. La cotoletta. E crocchette di pesce, insomma, un po' di rifornimento mi sembra averlo fatto. E vediamo. Diamo le crocchette di pesce a Steffi. Gli ha aggredito così, non eccessivamente. E andiamo avanti. Ah! Vediamo se giù c'ha lo stomaco
Ah, già che sta sognando, vediamo se c'è lo stomaco libero per vedere di trovare l'ultimo alimento, che è veramente difficile. Il sogno della lumaca. Via. Positivo. Certo. Oh, bene, vediamo un po'. Oh, tutto il cibo che gli ho già dato. Ah, ceri con carne. Non l'ha ancora mangiato. Niente, nemmeno questo. C'è un piccolo spazio, andiamo. Visto che sei qui, giochiamo insieme. No, aspetta, devo dare una cosa. La crepe. Non ce la faccio a mangiare così tanto. Allora, proviamo qualche altra cosa più piccola. Uva, un po' di uva ci sta bene. Rinfresca. E questa ha gradito. E anche parecchio, però certo, non è il preferito. Puzzle scorrevole. E niente, neanche oggi ho scoperto cosa piace a Joe. E Carly Ferli e Paolo vedo che hanno litigato. Sentiamo Olga cosa sta pensando di fare. Secondo me c'è qualche appuntamento combinato. Buonasera. Voglio fare amicizia con Elsa. Ah, vai. Cosa dovrei dire per rompere il ghiaccio con lui? Barzelletta. Grazie del consiglio. Ma vai. Vado subito a parlargli. Vai. Accidenti, cioè, maglia e capelli sono in tinta. Dovresti dargli il tuo vestito, Olga Ice. Sarebbe un verde fluorescente spettacolare. Farebbe luci di notte. Grazie dell'aiuto. Ma prego. Olga passa a livello 15. Ma beccati questo arredo stile borghese. Ops, mi è accaduto. Vuoi dare un'occhiata? No. Me ne prenderò cura. Brava. E accetta questo regalo, sì? Da parte mia. Preso, vai. Va, beccati il baccalà. Vediamo se ti piace. Gli occhi allucinati. Non ha gradito. Beh, torniamo indietro. Daisy, andiamo a sentire la richiesta di Daisy. Buonasera. Ho fame. Ma non so chi apposta per darti l'agnello arrosto. Ha gradito, ma non eccessivamente. Andiamo un po' più su, andiamo a vedere se ci sono altre richieste più su. Vediamo di richiesta di Momo che stava facendo ginnastica. Vediamo un po'. Mi è passato di tempo. Vorrei un vestito nuovo, qualcosa da indossare mentre sono al lavoro. Vediamo un po'. Ma tutta la palestra, ma che lavoro fai? Va, vestito a quadretti, a tovaglia, vestito a tovaglia. Se ti sdrai per terra sembra che tu faccia un picnic con questo vestito. Ma va bene così. Io soffro di solitudine. No, ma non si deve soffrire di solitudine. Guarda quanta gente c'è. Eli, vediamo un po'. Eli, la richiesta di Eli. Buonasera. La frase che dirò quando sono felice è ci picchia. Credi che dovrei cambiarla? Ma assolutamente no. Grazie. È bellissima. E è salita di livello a livello 6. Una canzoncina ballata. E andiamo avanti. Vediamo un'altra richiesta di Gaia. Vediamo la richiesta di Gaia. Buonasera. Qualcosa di dolce sarebbe ideale. Ma non ce l'ho. Ma ce l'ho proprio qui. Crema di riso, vai. E vai! E tra l'altro Cremaris è andata tra i primi graditi. Accetta questo regalo da parte mia. Sì. Farmaco per il raffreddore. Beh, super giù un po' di richieste le ho esaudite. E adesso è il momento, sì, quello vostro. Chi è che palleggia laggiù? E non lo riconosco da dietro. Comunque andiamo ai voti, bando alle ciance. E andiamo subito a vedere. Michelle mi chiede di fare Facebook contro Twitter. Vediamo chi vince. Vince Facebook.
No, no. Twitter è più bello. Angela mi chiede di fare scuola versus casa. Vediamo un po' chi vince. La scuola, ma come? Amo gli animali. Bravi studenti tutti nella mia isola. Tutti appassionati allo studio. Megan mi chiede di fare un sondaggio. A tre. Oh, stratussina. Mamma mia, che R brutto ho fatto. Tussina versus Fabi J. Ah, ah, qui perdo di sicuro contro Frank Matano. E vediamo chi vince. Fabi J, senza ombra di dubbi. Ho dato retta al mio intuito infantile. Vabbè, però mi potevi votare, bingo, cioè ti ho creato io. Bando al rancore, lasciamo andare, via, oggi mi sento superiore, vai, ciao Bingo, ciao, ciao. Vado da Samuele che mi chiede di fare Watch Dogs. È un sondaggio a due, è lunghissimo, però è Watch Dogs contro, oh, Assassin's Creed Black Flag. Sì, L, F, N, F, no, L, Black Flag. Mi sono incartata, vediamo un po'. Due titoli Ubisoft, e vediamo chi vince. Qui c'è un bello spalmamentos. Alla fine non cambia niente. Di poco, infatti sono due titoli Ubisoft, però di poco vince Watch Dogs. Bah, io preferisco Watch Dogs in questo caso. Michelia mi chiede di fare pari contro dispari. E vince il dispari. Così. E la scelta delle persone adulte. Beh, se lo dici te, io bah, rimango un po' così, ma non so. Simone mi chiede di fare una scelta a tre tra clarinetto contro sassofono contro pianoforte. E vediamo chi vince. E vince il clarinetto. Il clarinetto. E effettivamente sono tutti e tre strumenti. Ognuno ha i suoi gusti. Alessandro mi chiede di fare un sondaggio a due. Euro contro dollaro. E vediamo chi vince. Vince l'euro, la nostra valuta. Abbiamo vinto. È l'unica scelta possibile, a mio avviso. Vabbè, se c'è solo l'euro in tasca. Sì, gli euro. No, gli euro perché è sbagliato. Beh, Maryland mi chiede di fare Mary contro Francesca. Vediamo chi vince. Ah, Francesco, no Francesca, è Francesco. E vince Mary. Poi stratussina. Allora, Francesca mi chiede di fare stratussina. A tre proprio. Io che chissà cosa c'entro in questo caso, però mi ci metto. Sì, sono come il prezzemolo versus odio, sono dappertutto versus... Ah, era a 4, Marin... Allora, a 4. Sempre io, stratussina contro odio, contro amicizia e contro scuola. Accidenti. Si sa che sono studiosi i miei abitanti, però l'amicizia è più importante ed effettivamente è giusto che vinca l'amicizia. Ancora Francesca mi chiede di fare rap contro pop, quindi è un sondaggio 2, rap contro hip hop, vediamo un po'. E vince il rap, yeah! Ho dato retta al mio intuito infantile. E va bene così, se hai dato retta all'intuito, l'intuito ti ha detto quello. Fans di Fabi J mi chiede di fare Fabi J contro Tomodachi. E c'è anche questo perché è lui sul Nintendo. Così ci dice che è il suo nickname sul Nintendo. E vediamo un po'. Vince. Grande. Ma perché si sono sbagliati? Secondo me hanno capito che era Tomodachi loro stessi e si sono votati. Ma va bene così, hai vinto. Va bene così. E hai vinto. Sì, bene. Lo sottolineo bene. Due volte. Grande. Perché è difficile battere Fabi J. Allora, vado a vedere un po' le richieste che ci sono su YouTube. Duccio mi chiede di fare... Allora, un sondaggio a due.
Scribblenauts Unlimited contro Scribblenauts Unmasked. Tra l'altro questo de Unmasked lo scrivo perché altrimenti mi si intriga. E vince Unlimited, ma perché ancora non hanno ben capito che sia Unmasked. Ah, ti stavi raccogliendo la mente. È stato bravo Errol, sei stato molto onesto. Rilakkuma mi chiede, ah no, non mi chiede di fare, mi dice che l'altro sondaggio aveva vinto sua sorella. Va così, i sondaggi non si sa mai chi vince. Gabriele mi chiede di fare un sondaggio a 4, tutto interno alla mia isola, e sono io. Attenzione, attenzione, ora ve lo dico così, versus Pera, così tanto per sottolineare Stratussina, contro Olga, contro Giacomo. Vi dico Stratussina, cioè sentite bene, aprite le orecchie, Stratussina. E vai, ho vinto! Senza non aver influito, no, per niente, con il mio Stratussina. Effettivamente, mi hanno sentito, bravi ragazzi, bravi. Perché altrimenti poi potrei scattare con, non so, azioni punitive. No, scherzo. Duccio mi chiede di nuovo di fare Stratussina, eccomi. Ho presente. Stratussina, ricordatevi ragazzi, contro Godzeta Dread. E vediamo un po'. E vai, ho vinto Stratussina, yeah! Ma no, non mi piace vincere, no. Alessandro mi chiede di fare un sondaggio a 4. Godzeta Dread. Aspetta che lo scrivo qui. Ah no, ho sbagliato. Mannaggia, questo è quello dopo. Di Francesco. Allora, Alessandro, mi chiede di farmi, si intrecciano gli occhi. Mario contro Pokémon. Contro Zelda. Contro Tomodachi. Vediamo chi vince. E vince. Vincano i Pokémon, come sempre. Qui i miei abitanti adorano i Pokémon. Vediamo un po', ecco, quello di Francesco che mi chiedeva di fare... Godzeta Dread contro Gabbo. E vediamo un po'. E vince Gabbo. È la scelta dell'anno, a quanto pare. Beh, è ora dell'anno, no? È la prima volta. Cioè. Pietro invece mi chiede di fare minuti versus ore. Vincono le ore, che sono più lunghe. Ma alla fine è la stessa cosa. E vabbè, ci siamo. Samuele mi chiede di fare un sondaggio a 4. Mamma mia, Samuele, attenzione, chi mi chiede di fare? Ariana Grande contro Katy Perry. Mamma mia, contro Colossi. Favi J e contro Stratussina. Vediamo un po'. E vince Ariana Grande. Ci sento, tranquilli che piano piano mi voteranno i miei abitanti, mi voteranno, ma va bene così. Ancora Pietro che mi chiede di fare frutta, verdura, cioccolato e gelato, frutta, verdura, cioccolato e gelato. Vediamo un po' chi vince. E vince il cioccolato, yeah! Gureo14 mi chiede di fare un sondaggio a 2. E che ha silenzio. Cazzo! Macello, e vai, caos! Sì. E logicamente i miei abitanti sono tutti tranquilli, hanno scelto il caos, il chiasso. Bene. Scorso tutto qua su YouTube, se non me le ha nascoste tutte le richieste, alcune richieste, penso di averle fatte tutte. Quindi, se non l'avete viste nell'ultimo video, riproponetele subito nel video seguente, come sempre, ve lo dico a volte, ve lo dimenticate, non vi arrabbiate, mi raccomando, è importante non arrabbiarsi, e state tranquilli. Via, ora vi saluto e ciao a tutti, al prossimo video da Stratussina. A prestissimo, ciao!